Allora, sono le 19:36 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping. Dovremmo essere già in grado di salutare il nostro primo ospite, che è il senatore Pierpaolo Sileri, vice ministro della Salute. Buonasera, benvenuto a Zapping. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, ministro, la prima domanda che vorrei fare, se me lo permette, è più personale. Vorrei sapere, insomma, com'è stata la sua esperienza diretta del contatto con il Covid-19? E diciamo una influenza iniziata con raffreddore, poi passata alla tosse, ovviamente febbre molto alta, quindi diciamo, se dovessi riferire a dei sintomi, direi una influenza non semplicissima ma dura, con diciamo una durata che è stata di circa 7 giorni, però con febbre molto alta per circa 3 giorni. Io, grazie a Dio, non ho avuto grossi disturbi respiratori, anche se sicuramente ho avuto tracheite e sintomi respiratori, ma ovviamente è passata senza grossi residui. Comunque non una passeggiata, mi sembra di capire. Non è, almeno nel mio caso, è stata sicuramente più lieve rispetto a purtroppo ciò che sentiamo quotidianamente per molti pazienti, purtroppo. È rimasta la perdita dell'olfatto e del gusto, che immagino, spero, insomma, torneranno. Senta, in questo momento lei risulta negativa, ha fatto dei tamponi post guarigione, come funziona in questi casi? Come diciamo, si fa a verificare l'effettiva guarigione? Ovviamente deve essere certificata mediante o la clinica, quindi significa molti giorni, almeno 2 settimane senza sintomi, ovviamente però deve certificarla un medico competente, e poi una certificazione laboratoristica, e in questo caso la certificazione avviene attraverso 2 tamponi a distanza di 24 ore che devono risultare negativi. È chiaro che sono ancora, sì, diciamo, per precauzione, ho ripreso, insomma, la mia attività, però ancora per qualche giorno eviterò ulteriori contatti, eccetera. Insomma, maggior precauzione secondo me è sempre necessaria. Ecco. È gestibile la convivenza di un positivo in una casa dove ci sono altre persone, familiari, parenti? Come vi siete organizzati? Perché questo, allora, può essere istruttivo anche per chi vive esperienze di questo genere. Io la ringrazio di questa domanda, perché mi dà l'opportunità, se ho un po' di tempo, di spiegare, perché servono più informazioni. Secondo me è chiaro che molto cambia se vivi da solo, vivi più persone, anche quanto è grande l'ambiente dove vivi. Allora, certo, la persona che è in quarantena positiva deve isolarsi dentro la casa, quindi significa deve stare dentro una stanza da sola e deve evitare di uscire da quella stanza. Se ha ovviamente un bagno per sé, bene; se non ha il bagno per sé, deve condividere il bagno con gli altri, ma quando esce deve avere guanti, mascherina, e quando usa il bagno deve disinfettare tutto ciò che ha usato e poi richiudersi nella propria camera. Capite bene che è dura sia per colui o colei affetto dal coronavirus, sia per la famiglia. Se vivi da solo la cosa forse è ancora più difficile, perché devi affidarti a chi ti aiuta a fare spesa, quindi la prima cosa da fare è ovviamente fare una spesa adeguata per i giorni in cui dovrai stare fermo, collaborare e chiedere aiuto ai vicini, avere i loro numeri, avere le medicine che ti servono, fare una buona scorta d'acqua perché devi bere molto, idratarti, e soprattutto, se i sintomi peggiorano, avvertire immediatamente il medico competente, il medico, certo, di base o il numero utile. Mangiare, devi mangiare da solo, i piatti devono essere lavati e rilavati bene. Io i miei li ho tenuti in camera, devo dire che per 14 giorni ho accumulato da una parte, perché nell'altra stanza c'era mia moglie col bambino piccolo, quindi ho evitato proprio qualunque forma di contaminazione. Le maniglie diciamo vanno pulite ovviamente con alcol o detergenti, le mani devono essere lavate molto molto spesso. Se per esempio uno ha un animale in casa e sta da solo, quell'animale, non perché l'animale possa veicolare il contagio, anzi diciamo non sembra assolutamente che sia così, però chi sta male ovviamente non può gestire l'animale domestico, quindi è chiaro che deve intervenire un vicino o un familiare che magari lo prende in carico con sé e aiuta, diciamo, la persona che è in quarantena.
Queste sono in linea di massima le Insomma, è complicato, è complicato. Diciamo che c'è un decalogo ben definito che non è una cosa. Io glielo ho chiesto, Ministro, ecco. Perché io leggo che, insomma, che in Italia oggi ci sono, credo, almeno 30.000 persone positive che sono a casa, molte delle quali probabilmente con le famiglie, con i parenti, e io spero che siano in grado di seguire le indicazioni che lei ci ha appena descritto. Io spero che altrimenti la domanda... vuol dire che ci sono dei focolai familiari che si moltiplicano. È esattamente questo un problema. Infatti io la ringrazio della domanda che mi ha fatto e spero che me ne facciano sempre di più similari in futuro, che mi dà l'opportunità di spiegare, che vede, può diventare un problema anche per gestire l'immondizia, cioè l'immondizia del soggetto che ovviamente vive in quarantena. È vero che diciamo, il riciclo non puoi farlo, no? In una emergenza del genere è evidente che non puoi farlo, ma quell'immondizia deve, a mio avviso, deve essere gettata non prima di 3 giorni. Perché? Perché in quell'immondizia può esserci, no? Sai, il fazzoletto col quale si è toccato, certo, il naso, il virus, superficie, la cosa, certo, migliore, sì, che non durerà, diciamo, la carica non è tale che non è che sopravvive chissà quanto questo virus, però deve avere un percorso diverso, cioè aspettare 72 ore, oppure se devi rifare il letto, le lenzuola, devi chiaramente usare i guanti, la mascherina e soprattutto visto magari come faceva la nonna, no? Che queste lenzuola le sbatteva in aria prima di metterle magari nella lavatrice. No, assolutamente no, le prendi, le compatti, le butti subito nella lavatrice e le lavi a più di 60 gradi. Cioè sono tante piccole cose che però limitano notevolmente il passaggio del virus da una persona all'altra se si vive insieme. Poi se l'ambiente è più piccolo la situazione è ovviamente diventa molto ancora più difficile, complicata, perché certo, se tu non hai 2 stanze è chiaro che uno dovrà dormire sul divano e l'altro in camera da letto se sono in 2, ma hanno un ambiente comune, allora bisognerà usare la mascherina. Ecco, Ministro, ma a questo proposito, però, io ho letto che ci sono paesi che stanno sperimentando delle soluzioni diverse. Per esempio, in molti paesi si requisiscono gli alberghi, si fa in modo che chi è positivo abbia la possibilità di avere una stanza in questi alberghi. Ma e anche contemporaneamente qui da noi è così, Ho visto che per esempio il Regno Unito ha fatto, sì, un appello nazionale per reclutare centinaia di migliaia di volontari che dovrebbero servire proprio a quello che lei diceva, portare la spesa, portare allora, fuori la spazzatura. Non so, esatto, se questa è una cosa che possiamo fare anche qui. Ragazzi, giovani che possono essere messi a disposizione per, sì, assistere le famiglie di chi ha un positivo in casa. Allora, da noi fin da subito, ormai sono diverse settimane, ad esempio le forze armate hanno individuato delle caserme e delle aree dove poter quarantenare le persone, cioè anch'io, no, se avessi avuto diciamo una situazione diversa da quella che ho, ovviamente mi sarei dovuto spostare e a Roma ci sono diverse aree nelle quali tu vieni anche controllato, ci sono il personale sanitario che viene a controllarti. È chiaro che serve però anche un'azione proattiva a domicilio di coloro che hanno bisogno, perché colui che sta solo, qualcuno la spesa ad esempio dovrà fargliela, e quindi sicuramente so che le regioni si sono attrezzate anche. Io penso che ci sono tanti ragazzi oggi costretti a casa che se avessero la possibilità in un modo organizzato di offrirsi volontari a fare questo lavoro di assistenza, lo farebbero volentieri. Lo fanno volentieri, perché ho ricevuto anch'io diverse richieste in merito. Al momento questo viene gestito diciamo localmente e quindi è, diciamo che la cosa migliore a mio avviso al momento sono i vicini, quindi se qualcuno ha dei vicini con i quali non si è mai parlato, forse questo è il momento in cui bisogna scambiarsi il numero e ricominciare con la solidarietà, che fare pace, diciamo, se si è litigato sul parcheggio, pace, sì, perché a volte noi non parliamo nemmeno con i vicini, diciamoci la verità, anzi nel mio caso soprattutto nelle grandi città, io immagino che nei paesini è più facile, però nelle grandi, esatto, città. Esatto, quindi questa è una cosa molto importante, cioè il momento in cui, siccome è una malattia che può colpire ognuno di noi, scambiatevi i numeri col vicino, i numeri di emergenza, dei familiari, chiedete, aiutatevi, perché anche andare a fare la spesa è meglio che ci va uno, magari compra la spesa anche per il vicino e gliela lascia davanti la porta, però meno ci si muove e meglio è. Senta, una cosa volevo cercare di capire con il suo aiuto, l'enigma mascherine. Io ho sentito dire il ministro Di Maio, l'emergenza mascherina è risolta, ne arriveranno centinaia di milioni dalla Cina, dalla Russia, dall'Egitto. Poi ho sentito Borrelli dire no, il problema mascherina è ancora presente perché c'è una sorta di accaparramento nel mondo, privati le comprano da chi le produce e poi le rivendono a prezzi molto maggiorati. Poi ho sentito Arcuri, il commissario, che dice no,
le stiamo producendo noi, stiamo riconvertendo le imprese. Eppure io vedo Federica che dice non abbiamo mascherine, vedo De Luca che ha scritto una lettera drammatica in cui dice tra poco conteremo i nostri morti perché tutto quello che abbiamo ordinato non ci arrivano le mascherine, allora, i dispositivi di protezione personale, niente. Come stanno le cose? Le rispondo con un certo pragmatismo. È evidente che in una situazione del genere, con un'infezione crescente anche negli altri paesi europei e la preoccupazione di quei paesi che ancora non hanno infezioni crescenti, ma ovviamente temono che possa accadere, è iniziato un accaparramento di tutto il materiale disponibile. Nazioni come l'Italia, che hanno avuto questo tsunami partito dal nord Italia, hanno ovviamente consumato le scorte che avevano, hanno ordinato, hanno ottenuto, ma il volume necessario è stato maggiore rispetto alla presenza. Quindi gli ordini che possono essere fatti, improvvisamente il materiale potrebbe non esserci, nonostante tu hai già fatto l'ordine. Il ministro Di Maio ha, diciamo, a livello internazionale, su diversi stati, Cina, Russia, Egitto e altre nazioni, è riuscito ad avere un quantitativo, così come Arcuri ha fatto presente che con una riconversione industriale all'interno della nostra nazione sarà possibile produrle. Ho parlato per esempio con l'azienda Miroglio, che si sono rapidamente convertiti a fare mascherine a tambur battente. Ripeto, ricevo segnalazioni giornalieri, foto di persone che le fanno e vogliono donarle, però capite che tutto questo, prima che entra a regime, serve qualche giorno. Quindi questa altalenanza di sì, le abbiamo, sì, sicuramente dalla Russia sono arrivate, dalla Cina arrivano e così dall'Egitto, però il quantitativo ha una variabilità anche in base all'andamento dell'epidemia. Quindi è chiaro che dei numeri di richiesta e offerta in questo momento non collimano oggi, ma sono sicuro che nei prossimi giorni avremo un adeguato numero di mascherine che consentiranno di proteggere tutti. Però anche questo subirà una variabilità anche a seconda dell'andamento dell'epidemia, che auspicabilmente, con i numeri che vediamo, potrebbe aver iniziato quella discesa attesa dopo le misure restrittive. Ci sono 3 giorni di seguito ormai di piccoli cali dei contagiati. Lei se la sente, Ministro, di mandare un messaggio, non dico tranquillizzante, ma insomma di incoraggiamento al governatore De Luca, che oggi ha scritto una lettera veramente che mette i brividi? Sicuramente sì. Il governatore De Luca, col quale poi ci siamo sentiti diverse volte, non recentemente, ma sa perfettamente che nessuno lascerà i campani indietro. Io ho letto la lettera e mi sono già attivato ma non sono solo io che mi sono attivato, perché sono sicuro che il materiale necessario arriverà in Campania, come anche nelle altre regioni. Quindi sono sicuro che a breve questa problematica sarà risolta. Allora Sileri, io la ringrazio molto per essere stato con noi, senatore. La ringrazio e le auguro pronta guarigione e buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Grazie.